abbiamo potuto poter essere registrati, quindi sul sito appunto da prima devo dire che anche oggi, ecco, è un po' impostato questa coerenza, avere lei come giurista costituzionalista italiano, professore di diritto costituzionale all'Università di Sud di Padova, è stato in Italia il primo capo di diritto costituzionale. Ha insegnato a Padova, poi ha fatto il ritorno a Padova, nel caso di giurisprudenza, ha insegnato la sua collocazione fuori ruolo. La Costituzione della Repubblica Italiana, con la pubblicazione di opere divulgative su quotidiani e riviste sul campo, culturale, giustizia, veramente nero della nostra vita politica, perché ci rimandano a un momento di grande vitalità intellettuale, di piazze, di vivacità di persone, di progetti per il futuro, da un lontano in fondo in qualche modo mondo. Yeah.
pizza, perché non pensiamo alla Costituzione, adesso qualcuno mi pare comunque la dice fino a non si può parlare, io penso sempre che bisogna parlare per dire la voce, perché è questo che mi preoccupa, che se senti dei valori e valori di giustizia fortemente sarebbe lo stesso venuto perché mi sembra impossibile, non l'avevo vista, però le donne, ma interessa di più questo di queste cose che potrebbe essere appunto sulla sociale, perché questa donna mi dà interessante vedere che può essere molto diversa di sociale, di cultura, di problemi. Perché sono cose che Maria non so a me. Vi voglio ricordare solo un pezzo di donna che fu in assemblea, era il primo intervento in assoluto prima che nascesse l'assemblea costituente. Come
assume tanti perché la metà del popolo italiano che ha tutte le cose da dire, che ha lavorato con voi, con voi ha sofferto, ha resistito, ha combattuto e con voi la giustizia che è stata giustizia sociale e sarebbe un po' triste. Per non parlare. Allora, questa povera dico, oltretutto, aveva tutte le ho detto che
importanti, perché mi danno senso di come vivevano, di che persone erano, no? Quattro persone da cui di che facevano un mestiere, un mestiere di politica, come molti oggi pensano, da parte, altri fanno quello. Ecco, non è un mestiere, non era un mestiere, non deve essere un mestiere. E le donne così tutti, veramente, un battaglio, perché non si lavoravano in un contesto tanto favorevole. Io formalmente c'era una favorevole, ma c'è una mentalità, non è abbastanza vetrata, non di uomo, insomma, che non notoriamente, insomma, uomini che ma anche di cui si poteva pensare che fosse qualche modo abbastanza di fidenza, soprattutto quando parla della qualità. E qui io troppo lunga. No, ma insomma, perché le cose da dire in verità sarebbero molte. Allora, io vorrei fermarmi forse su due profili. Che interessa il profilo, diciamo, delle su cui queste donne si impegnano moltissimo. All'accesso alle cariche pubbliche e alle cariche elettive, quindi alla rappresentanza, perché lì in particolare nella magistratura, e quindi dopo che ci sono le parti di nuovo, ma non tutti, ma molto vi dico che se mi sono che ma io della sicuramente la possibilità di parte della magistratura, una cosa veramente straordinaria. Allora, intanto, quello che caratterizza, che cos'è? È questa grande attenzione. Scusa, perché qualcosa ho segnato, perché sai, qui non si può far andare immaginando. Allora, il costituente, che cosa deve dire? Quello che viene poi dal discorso di tutto è molto interessante. Al reale, cioè a quello che succede nella vita di tutti i giorni, forse perché come donne insomma anche una, ecco, ma allora subito il discorso che hanno fatto anche molti uomini, però loro tutti partono da un'idea di base che non ha senso proclamare di poi dire che questi diritti sulla carta per poterli usare vuole qualche altra cosa. E ci sono altri disegni, e a questo disegno che ci portavano a dire l'importante è che questi diritti possano essere effettivamente fruiti. È un discorso vecchio, per esempio, quanto importa, come interessa la libertà di stampa, come se quello che dire che bisogna avere di dire che lui può manifestare il pensiero, ma il pensiero manifesta per dire cosa è a chi è conoscente. Ecco l'articolo 3, la parte seconda, dopo aver detto che tutti sono uguali di fronte alla legge, la metà è che gli uomini, per carità, calamandano.
sul piano economico, sul piano culturale, sul piano della salute, sul piano economico, questi dare a tutti condizioni di vita che potessero non ci rimette dalla miseria e dall'ignoranza. Non ne parliamo perché basta guardare quello che succede in Siria, ma comunque dico, ecco, allora aveva stato un fratello di veramente di identificazione di diritti delle persone, sono stati completamente sottratti e quindi l'importanza di restituire a questo proprio valore come c'è perché c'è che dovrebbe servire ai cittadini, non è in uno Stato democratico, se non lo è, allora è meglio che non parliamo. Allora, quindi questo è compito che il compito della Repubblica è di ostacoli che diventando di fatto sono tutte quali di fatto cittadini il pieno sviluppo della persona umana e di partire di tutti politica, economica e sociale. Questo è un discorso di grande importanza perché significa l'impegno dello Stato, non dico perché non è possibile, ma a formare almeno queste fratture pesanti che sono dentro la società, consentendo a tutti in qualche modo di poter di avere un minimo di possibilità. E questo dico, la parola è importante, è diventando di fatto la libertà, di fatto, capite ciò? Perché limitando gli ostacoli non giuridici, quella e questa parola è formalmente stata prodotta da Teresa Mattei, quindi che questa sia una delle cose più significative. Poi, sempre su questo aspetto, qua vi faccio un po' più divertire. E qui, quando si sa, come dico sempre, le idee girano, non si può pensare che noi siamo l'Italia forse l'Italia è collegata del mondo in questo momento e questo discorso della protezione della paura del bisogno delle parole ha detto il Presidente americano nel 1941 una famosa dichiarazione della guerra con il senso di dover terribili e diffuse. Allora, che cosa propongo? Qui mi sembra un discorso interessante, spero di trovarlo, sì. Il minimo necessario, oggi si parla tanto di cittadinanza. Evidentemente, secondo me, con tanto cosa di introdurre in Costituzione. Basta attuarlo. Certo. No, adesso vi dico solo, non è che lo sto inventando in questo momento. Allora, che cosa partiamo da qui? Comincia a vedere lo Stato della proposta. Lo Stato è pronto a assicurare a tutti i cittadini di non rimanere in stato all'esistenza. E lo pone,
che andava nella stessa direzione. Continua lì la legge. Il livello necessario dell'esperienza è più particolare, dove provvedere l'esistenza di chi si è occupato senza tempo o incapace di lavorare per l'attività. Allora, la mia proposta concreta, la legge è questa. Riconosce il diritto e il dovere dei cittadini di lavoro ed è tenuto a promuovere piani economici che sicurino il minimo necessario alla vita. Attenzione, e se non è possibile la sicurezza, quindi garantire il lavoro e se è possibile l'assistenza. Sottolineo perché, e insistono molto su una differenza. Se potete dire oggi mi sono la differenza tra l'evidenza che va a dare il diritto di lavoro che ha lasciato giù qualche cosa l'assistenza per chi il lavoro non c'è o non l'ha mai avuto mai a carico di tutti, perché la presenza a carico del poveretto che ha lasciato giù le sue cose l'altra è a carico dello Stato. E cosa continuava con queste due parole? Per questa voce ferma, non si tratta di assistenza sotto forma di carità pubblica, sia pure sociale, ma di qualcosa che sorge da individuo. Quindi l'idea che ci sia la necessità di assicurare condizioni di vita è una assenza, come dice, con carità pubblica. Che deve scaturire dalla costruzione. Allora, questo è una misteresa. È scritto qua. Allora, questo a ogni cittadino rimane il lavoro. Ai lavoratori, seconda cosa, ai lavoratori, cioè quelli che lavorano, oltre al diritto, ma è una retribuzione anche questo, per carità, meglio che non ne parliamo, ma su questo piano si è stato insisto che siano previsti e assicurati. Un'ignoranza istituzionale terribile, no? Oggi ho su pubblica in rete le osservazioni che facevano alcuni che proprio l'importanza della cultura della scuola per la democrazia essenziale, perché non capite neanche allora c'è c'erano vari tratti di commento, non so quale,
nostro mare antico. Non solo quando, nel ricordo sempre il libro delle mille, come questo le condizioni di turismo non solo economico culturale che rovinano la democrazia, è impossibile, ma la democrazia e potete fare un po' più tutto così e non fare un po' le corte costituzionali che sono tutti schifosi, i giudici, eccetera. Vabbè, non importa. Mi è venuto in mente quello che dice che è un uomo che diventa aperto, spesso, ma mi pare che non è tutto, non è parte di questo. Un importantissimo costituzionalista dell'Ottocento, la storia costituzionale che è il difetto della razza latina, non trovarsi fuori dell'uomo, e per questo è stata concetta a lungo e pesante, e quindi detto questo, quando quella cosa, allora loro, anche sul piano politico, questo difetto in quella fase storica, erano tutti questi centrale potere, quindi tutte le donne, gli uomini, assemblee costituite, erano fermi nella forma di governo che garantisca per settore di minoranza il governo politico e la discussione, il dibattito. Perché quello che è interessante in assemblee costituite, tutte persone di pensieri diversi, l'hanno diventata sempre più generi dati in forse qualche residuo così della destra monarchica, ma neanche perché ecco comunque tutti i problemi allora la parola che si invertirà svalutare la Costituzione che c'è ma ancora un processo e come diceva uno dei massimi giuristi che non appunto noi l'Europa appunto che è Hans Kelsen, il quale scriveva questo: la democrazia è compromesso, deve essere compromesso. Cosa vuol dire? Che si arriva a un accordo tra pensieri, se ci trova la sintesi, se non fosse compromesso, cosa vuol dire? Che il pensiero germone di una sola persona, di una sola parte, si impone di tutti gli altri, perché non è quello. O tu, il pensiero si impone, perché nessuno è la democrazia è compromesso perché è pluralismo e quindi ragionando la forza di discutere, di parlare hanno parlato tantissimo, hanno discusso tantissimo anche gli interventi sono stati tanti, forti e allora è qualcosa di buono perché se uno di sentire anche quello che dicono gli altri anche il le smorza, poi comunque arriva l'intento a quello di arrivare a qualcosa di importante, condiviso. Ci sono molte cose sulle donne, importanti delle donne, sulle attribuzioni. Mi interessa sulla famiglia, non mi fermo sulle cose, è chiaro la parità tra che parlava l'esistenza fortissima quella, ma quello che mi ha interessato facendo tutti questi interventi delle donne è stata la possibilità di questo pensiero ma tutto è stato come era di questo mi interessa un po' il democristiano soprattutto in questo che cosa la
su questioni delicate, totalmente divisive. Allora, un grande rispetto, una grande attenzione ai figli e alle famiglie. Allora, che cosa è che vedeva? Che bambino, è terribile che vedevano un sacco di donne sole con figli, che no, nessuno vicino, figli infatti, insomma. E quindi diciamo, per esempio, Maria Federica, la più bella della madre dei figli, deve essere anche quando la famiglia è irregolare, perché la maternità è fondamentale, è delicata e ha bisogno di particolari cure. E chiede che sia riconosciuta la qualifica di capo famiglia alle numerose madri che hanno a carico di due o tre figli. Non so se vi rendete conto che tempo un discorso incredibilmente importante. Lo stesso discorso viene fatto da la DC e una delle più proposte che l'ha fatto a tutti i figli è un minimo di protezione di cure fin dalla nascita. A Berlino, anche per una donna non sposata con figli, vuole le stesse previdenze previste per la famiglia. Quindi, insomma, secondo me è proprio breve, insomma, pensare bene, moderne, no, appunto, tutte donne, che adesso, beh, insomma, vi parlo di una cosa, che vengono anche delle frasi divertenti. Allora, spero che ci fosse un tavolino, perché quando sto cercando, non so perché, le mie fanno sempre. Allora, al pubblici uffici, e qui è tutto da vedere, accesso ai pubblici uffici, in particolare alla magistratura. Ci sono due articoli, che sono tutti uguali, e poi c'è l'articolo 51, no? Che i cittadini dell'uno o dell'altro sesso hanno diritto ad accedere ai pubblici uffici e alle cariche di posizione. Allora, che cosa si è detto? Cominciamo con la cosa che è interessato soprattutto di escluderle dalle funzioni giudiziarie e militari. E un certo numero, non facciamo i nomi, ma sono morti probabilmente. Allora, diceva, dettagli specifici sulla funzione intellettuale in rapporto alle necessità fisiologiche dell'uomo e della donna, risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita femminile, che è possibile consente una parificazione di certe funzioni. Allora, a questo punto mi trovo un testo proposto da Calamandrei che dice che il percorso più facilitativo possono essere ammessi anche a quindi non so come era riuscito. Ma come viene fuori il fine dell'adunanza plenaria? Perché viene fuori una ventina. E quindi non sta attenzione. Perché a quella frase di Calamandrei veniva aggiunto che sarebbe niente, possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario. Apparentemente non vuol dire niente, ma rimandato ad una legge per
agivano pesantemente. Posso dire che la Leone, l'onorevole Leone, della Repubblica, è sperimentale di altri grandi membri della magistratura. E qua di nuovo virgolette, dove privare a fare passione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde a queste funzioni. Invece l'altro che avevo elogiato che gli uomini diceva che sono diventata la scienza e soprattutto per motivi adotti dalla scuola di Chicago riguardanti il complesso anatomico fisiologico che la donna non può giudicare. Ecco, scusate, la legge di oggi la scienza, che roba è? Magistratura, perché mi sono nominata per il 63. No, per il 63, certo, perché no, mi è dato conto che questa Costituzione è stata continuamente, non è stata applicata. Adesso che parliamo delle donne, ma non parliamo delle persone, perché è un libro che ho scritto nel senso della Costituzione, l'accesso della donna alla magistratura, mi dispiace perché volevo leggervelo giusto, ma insomma, l'uguaglianza è rubata all'articolo 51. Ecco, lei è stata anche preoccupata, tanto è già un miracolo che sia arrivata con qualche foglio. Allora, questa è stata la battaglia del 63. L'articolo 51 comprende le garanzie necessarie
forse tu la conosci, la Rosanna Oliva, quella che è una donna molto brava, che funziona anche gli altri, non è solo un magistrato, ma anche gli altri gradi dell'amministrazione pubblica, non potevano essere autorizzati, eccetera. E allora erano molti cose impedite. La legge del 1909, una legge fascista, beh, non è che le altre cose fossero se no migliori. E allora, è successo questa attività che dirige. Una cosa molto brava, fa un sacco di cose, e questa persona che voleva essere un concorso della funzionaria pubblica di altri livelli, voleva essere un concorso superiore, e mi ha detto che non poteva essere senza perché è una donna, e mi ha fatto il corso. Ecco, io la realizzazione di questa la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, perché il legislatore non ci arriva. Allora, ha fatto un ricorso davanti a un giudice, perché per arrivare alla Corte Costituzionale bisogna passare attraverso un giudice, inizia una causa, lei ha pugnato questa esclusione dal concorso, e poi da quello ha istituito la costituzionalità della legge del 1919 data alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale l'avvocato che sostenne questa rotta era uno dei migliori costituzionalisti italiani, che poi fu giudice della Corte, era anche un membro del 1920, che era Costantino, il nome che si è sentito, e che cosa che lui ha patrocinato la legge in costituzionalità della legge. E allora la Corte Costituzionale ha detto che l'uso delle donne a comprare l'articolo 50 sono fatto un bellissimo discorso e con la sentenza degli anni 60 e del 60 ha dichiarato l'ultima quella legge. Dopo naturalmente come si decolizioni, come si accedeva al concorso, in quale maniera. Giuridicamente intendo
diritto delle donne in politica cambiasse qualcosa che passasse tipo quello delle prostituenti e non ha niente. Se le guardo oggi, non tutti,